Grazie, avevo promesso a Fausto di essere puntuale e quindi alle 4 di dargli la parola. Fausto Bertinotti non ha bisogno di una mia presentazione, però mi piace ricordare gli appuntamenti che insieme abbiamo costruito, le iniziative che abbiamo fatto e a lui lascio volentieri la parola. Grazie. Beh, incominciamo dal fatto che sono impressionato dalla puntualità, sono una macchina di pace, una vera macchina di pace. Così impressionato sono risultato anche un po' spiazzato, ma la cosa che volevo dire in realtà è molto semplice. Io penso che noi siamo di fronte, mi metto proprio in coda alle cose che sentivo dire proprio adesso, cioè a questa urgenza del fare, quando il fare risulta molto difficile perché orfano delle grandi forme di organizzazione, di mobilitazione che abbiamo conosciuto. Diciamo, dopo la stagione della centralità verticale dei sindacati e dei partiti, c'è stata una fase di transizione, possiamo chiamarla, che è stata occupata in maniera poderosa, straordinaria, dal movimento, da quello che è stato chiamato il movimento dei movimenti, dal movimento altermondista. E adesso, per ragioni di brevità e accorciando, diciamo così, le distanze, possiamo dire che da quel movimento, in fondo, è fuoriuscito anche l'ultimo grande movimento per la pace, quello appunto che ha schierato 100 milioni di persone in un solo giorno nel mondo. Oggi in qualche misura siamo orfani, mentre ritorna il tempo di guerra. Pochissime parole su questo perché abbiamo ben presente il panorama, che peraltro è un panorama distorto, perché è corredato da una grande offensiva ideologica, costruita sistematicamente per abbattere in radice qualunque possibilità di protagonismo di idee e di movimenti pacifisti. In realtà non siamo soltanto entrati in tempo di guerra, ma in un tempo in cui si sta costituendo una ideologia della guerra, proprio contro la tesi che si era venuta affermando, grazie anche a un contributo particolare del mondo cattolico e in particolare delle parole di questo pontefice, quella secondo cui, peraltro attingendo a una tradizione molto ricca, non esistono paci, guerre giuste. La guerra è sempre un male, potremmo prendere in prestito una formula e applicarla correttamente alla guerra. La guerra è un male assoluto. E dicevo, tempo di guerra, perché noi siamo invasi, e questo è giusto, intendiamoci, è necessario, dalle immagini della drammatica conseguenza dell'invasione della Russia di Putin in Ucraina. E della guerra che così si è innescata. Ma nel mondo ci sono più di 60 guerre in questo stesso momento, con vere e proprie catastrofi indotte da queste guerre mondiali medesime. La previsione, cioè, del pontefice, quella secondo cui saremmo entrati nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi, è purtroppo pienamente avverata. Da qui la necessità appunto di costruire una cultura, una pratica, un movimento della pace. Metterei da lato in questo brevissimo mio intervento, che è sostanzialmente un intervento di solidarietà con il lavoro che viene fatto da amici e compagni in Transforma, e questa è la ragione poi di una testimonianza per dire, mi interessa molto quello che fate, complimenti per quello che fate. Per dare una qualche sostanza, diciamo, a questa testimonianza, proseguo rapidamente quello che stavo dicendo, secondo cui appunto
questa esigenza di costruire una pratica per la pace deve in qualche modo incrociare, ritornare a incrociare una riflessione sulla non violenza. Sento dire cose molto, molto rozze, molto elementari e molto fuorvianti su questo campo di ricerca, in questo campo di ricerca e soprattutto su questo campo di ricerca. E non ne voglio parlare qui per non strangolare un argomento che meriterebbe ben altra collocazione di tempo e di spazio, ma penso che vale la pena di ricordarsi che quello è un campo di riflessione necessario. Per tornare immediatamente a quello della lotta per la pace contro la guerra oggi, intanto c'è l'esigenza di demistificare il pensiero corrente. Un lavoro non di poco momento. E di demistificare il pensiero corrente che è il pensiero di guerra. Anche qui, come vedete, sono costretto a ripetere di nuovo una citazione del pontefice. Intanto perché questa propensione? Perché secondo me il Papa è solo. È solo rispetto ai protagonisti, ai grandi protagonisti sulla scena mondiale. Cioè nel campo, diciamo così, laico della politica non esiste un protagonista che occupi la scena mondiale con un'autorevolezza comparabile. So bene che il capo della Chiesa cattolica non è facilmente raggiungibile sul terreno dell'influenza, dell'autorevolezza, ma qui siamo pressoché alla desertificazione della presenza politica. Ed è questo il punto che volevo proporre. La guerra è sempre il fallimento della politica. La formula che ci hanno ripetuto sistematicamente, perché viene da fonte autorevole, secondo cui la guerra non è che la prosecuzione della pace con altri mezzi, è una mistificazione clamorosa e vergognosa che tende a nascondere precisamente il fallimento della politica. La guerra è il fallimento della politica. E il punto è che oggi il fallimento della politica ha determinato le condizioni per cui si è potuta produrre la guerra di invasione di Putin, e contemporaneamente il vuoto della politica non è in grado di fermare questa spirale e di imporre la pace, come nell'unico modo possibile, con la trattativa, con l'iniziativa diplomatica, con il ricorso alla politica, cioè con la rinascita della politica. Ora, siccome laddove questa si produce, diciamo, classicamente, cioè nelle istituzioni, non mi pare in Italia e in Europa che ci siano, diciamo così, le condizioni soggettive perché questo avvenga, tocca la società civile. E io sono a questo punto per guardare i fili d'erba con grande interesse. Non mi farei prendere, insomma, dalla disperazione che non c'è la foresta della pace. Guardiamo i fili d'erba. Allora un appuntamento, per esempio, come quello della Marcia Perugia-Assisi, è un appuntamento per noi qui, in questa piccola parte del mondo, in Italia, di straordinaria importanza. Come le piccole iniziative che avvengono sul territorio, faticosissimamente, ma che sono, come diceva un signore che conosciamo, la pupilla dei nostri occhi. Fare risorgere la politica attraverso la politica della pace. Anche perché, io concludo, il problema è quello della connessione tra la politica e la vita quotidiana delle persone. Noi abbiamo anche una guerra dell'informazione, ma in questa guerra dell'informazione è totalmente oscurata la conseguenza che la guerra produce non come effetto collaterale, come elemento intrinseco della guerra. Ricordate la formula conclusiva della ballata di Brecht, quella secondo cui questa non è l'ultima delle guerre, c'era stata una guerra prima. Nella guerra prima il paese vinto ha visto le sue popolazioni morire di fame.
nel paese vincitore invece le popolazioni morivano ugualmente di fame. E questa formula così tagliente ci porta al rapporto tra la guerra e i bisogni oppressi. Se dovessimo parlare al mondo, dovremmo parlare delle carestie. Ci sono tutta l'Africa subsahariana, dall'Eritrea, rischia la, già cominciata, ma rischia la carestia perché, diciamo, dovendo usare il grano della Russia e dell'Ucraina per il 50-60%, con paesi che addirittura hanno la necessità di alimentarsi acquistando il 90% dei beni alimentari sul mercato mondiale, la catastrofe è imminente. C'è dunque il problema del rapporto con i bisogni, e io adesso ho detto nel mondo, perché da noi non c'è la condizione di disagio sociale, di crisi sociale, che viene aggravata dal tempo della guerra, aggravata. Noi siamo in questa condizione in cui la questione sociale è totalmente cancellata. Però basta che ci sia un segnale di politica perché lo si avvede. In Francia siamo a un passo dalle elezioni. A Saint-Denis, al primo turno, Mélenchon ha preso il 61% dei voti, cioè nel quartiere forse più significativo di tutta la banlieue parigina. Bene. Secondo i sondaggi, di questi elettori, come sappiamo Mélenchon ha detto neanche un voto per Le Pen, ma secondo i sondaggi gli elettori di Mélenchon si dividerebbero in tre: un terzo di astensione, un terzo per Macron e un terzo per Le Pen. È inutile scandalizzarsi, perché invece il fatto significativo è che quando c'è Mélenchon, cioè una ipotesi fuori dal sistema corrente dell'offerta politica, c'è una partecipazione popolare molto significativa. Dunque il problema è questo, non il risultato negativo che si determina quando questa non c'è più. E questo bisogna fare. E questo è cos'è prodotto? È prodotto da quella condizione sociale senza proiezione politica, che la guerra aggrava drammaticamente. È su questo nesso che quindi bisogna, secondo me, lavorare, cioè sul nesso tra bisogni sociali e pace. E se ne volessimo trovare un altro, dovremmo parlare della democrazia, che è sempre mutilata nei tempi di guerra. E dunque su questa triade pace-pane, antico bandiera del movimento operaio, e democrazia come forma di partecipazione, io credo ci sia un terreno di lavoro che è il vostro, quello di Trasforma, e a cui io auguro buon lavoro davvero e ogni successo che sarebbe quello di tutti. Ciao a tutti. Grazie davvero Fausto. Grazie a voi, grazie molti a voi. Grazie ancora e siamo sicuri che ci ritroveremo per nuove scambi di idee sempre fruttiferi.